5 apre ad una nuova associazione, un'associazione importante, 009 Missione Sorrisi VIP Latina. Presidente La Stanza, ci spiega meglio questo nuovo ingresso all'interno della Fondazione Latina Calcio 5? Allora, quest'anno l'idea della Fondazione Latina Calcio 5, che è partita da Matteo, ha preso pian piano piede con l'ingresso di varie associazioni. Quella di oggi è l'ennesima che speriamo possa contribuire a far crescere di più la Fondazione e noi con loro dare quel contributo di visibilità che può essere utile per far crescere il loro lavoro e il loro contributo per quello che fanno. Adesso spiegheranno meglio loro nello specifico, anche se noi abbiamo già un incontro in cui abbiamo apprezzato tutto quello di buono fanno e la parola a loro. Presidente, presidente, buonasera, sono Margottina, presidente di VIP Latina, 009 Missione Sorrisi. Scusate con il mio microfono personale che non abbandono mai. Quindi 009 nasce dal fatto che siamo stati in 9 a fondare questa associazione e ci abbiamo messo tanto impegno, tanto amore e dopo pochissimi mesi l'abbiamo messa in piedi e abbiamo realizzato già grandissime cose. Abbiamo iniziato subito a fare servizio all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, nel reparto di pediatria, e ci siamo affiancati anche ad altre strutture della provincia, per esempio ad Aprilia, un centro di disabili, ad Anzio, una casa di riposo. E la nostra associazione è un'associazione federata a VIP Italia, ONLUS, VIP sta per vivere in positivo. Quindi noi facciamo nostro questo messaggio di vivere il positivo e quindi di cercare il buono in ogni cosa e di trasmetterlo agli altri. È uno stile di vita, un modo di fare, una sensazione che ci portiamo dentro e speriamo e cerchiamo di diffonderla anche agli altri. Che altro dire? Dove operiamo? Dove operiamo? L'abbiamo già detto, nelle strutture di Sapienza. Si è un po' distratta, io sono Pupida, faccio anche io parte dell'associazione, si vede da come sono vestita. E strutture ospedaliere, carceri, facciamo missioni anche all'estero. A Latina fino a ottobre del 2015 siamo state nel reparto di pediatria di Santa Maria Goretti e ora stiamo ultimando delle faccende burocratiche per riprendere i servizi. Ci occupiamo e dei bambini ma anche di persone adulte, quindi facciamo servizi anche in centri anziani, in centri disabili. Siamo stati in un centro ad Aprilia detto sabato scorso, non avevo proprio seguito un'intervista, devo dire ok. E niente, viviamo in positivo, facciamo una nostra giornata una volta l'anno che si chiama GNR, la giornata del naso rosso, ed è l'unica giornata in cui siamo autorizzati a raccogliere fondi per la nostra casa madre che è VIP Italia e si fa in genere una domenica di maggio. Probabilmente è la terza domenica di maggio in tutta Italia, poi ovviamente ogni singola piazza scende in piazza quando secondo disponibilità del comune. Ecco. Però mi devi sempre correggere, mi fai fare sempre la figura delle cose granate. Pesante, bisogna correggerla. Guida, sei sempre la solita. Che mi porti a fare? Non importa. Infatti lo so, questa volta erano io e te, pazienza. Io ho anche la fascia del capitano, sì, perché sono il capitano. Se l'hai messa da sola, quindi capite bene. Anche tu io sono un capitano. Sì, no, è assolutamente vero. Comunque niente, noi operiamo in tutte le situazioni di disagio, che sia adulti, bambini, che sia un ospedale, abbiamo già detto che sia una casa di riposo, comunque ci sia bisogno di un sorriso. E per diventare clown è necessario fare il corso base, che sono praticamente 3 giornate di formazione da un formatore nazionale inviato da VIP Italia. E al termine di questo corso si è clown, ma ovviamente per noi la formazione è molto importante, per cui continuo poi all'interno dell'intero percorso con degli incontri mensili piuttosto che incontri di corsi specialistici. E su questo vorrei intervenire io, perché mi avvicino il microfono, tanto è uguale, vero? Parlo qui. Intervengo io che sono anche il trainer dell'associazione, oltre che il capitano, facciamo 2 allenamenti al mese in cui facciamo una preparazione fisica e psicologica per i servizi e organizziamo appunto questo corso base. Quindi noi oggi siamo qui, oltre per ringraziare chi ci ha ospitato e
congresso, in questa fondazione, e siamo qui anche per dare un messaggio ai ragazzi, perché il nostro intento è quello di clountaggiare Latina, quindi impiegate bene il vostro tempo in maniera costruttiva, in maniera intelligente, diventate clown di corsia come noi, perché il volontariato è qualcosa di bellissimo, oltre ad arricchire chi lo riceve, in realtà arricchisce fondamentalmente chi lo fa, quindi impiegate bene il vostro tempo, diventate clown di corsia, vi aspettiamo. Ci sta tutto. Mai te la senti di farti l'antiterapia, il giorno fa in mezzo al campo. Ovviamente non facciamo solo questo, noi siamo impegnati, noi come VIP, siamo impegnati anche nelle missioni. Facciamo ma i vostri nomi quali sono? O vi identificate con Margottina e Cupida. E Cupida, è meglio Margottina e Cupida. Va bene, Margottina e Cupida. Senti, però io pensavo di no, perché magari nel nostro contesto, dopo una sconfitta, entro i spoiti. C'è il rischio di piare qualche secchiata d'accia, però dazzo pure che funziona. Si sta freschi, correremo questo rischio. Ma quali sono i nostri nomi? Roberta Leone, Antonella. Che sei la presidentessa di questa associazione. Io la Capitana. Antonella Di Biase. Antonella? Di Biase. Quindi qui a Latina siete in 9 o si aumentano? No, a Latina adesso siamo circa una trentina, siamo nati ad ottobre del 2014 ed eravamo in 9. Piano piano abbiamo fatto l'anno dopo, abbiamo fatto subito un corso base e quindi siamo diventati 30, oggi siamo più o meno una trentina operativi e insomma cerchiamo anche... Però ne servono di più da quello che mi dicevi, no? Questi no, non bastano mai, i clown non bastano mai, quindi più siamo meglio è. Identificati come clown? Clown di corsia. Clown di corsia. Sì. E a livello di tempo quanto si porta via una missione del genere? L'arco della giornata, quanto siete impegnati? Allora, nella giornata in realtà quando facciamo il servizio è un servizio che dura circa un paio d'ore più o meno, anche se non si può quantificare perché ogni stanza poi è diversa, ogni situazione è diversa e ogni bambino è diverso, per cui non c'è un tempo limite, un tempo massimo non c'è. Per quanto riguarda il servizio, per quanto riguarda invece gli allenamenti sono circa un paio d'ore settimanali, no scusate, sono circa un paio d'ore per due volte al mese. Per il resto poi uno è clown sempre, quindi diciamo che l'impegno è sempre a disposizione. Sempre a disposizione, anche perché se non lo siamo prima, se non lo siamo in prima persona diventa poi inutile portare agli altri queste cose. Sta disturbando? Quindi fate anche giochi di prestigio? No, c'era un calzino prima, lui non trova, vediamo un attimo se... Sei tu che lo cerchi? Non so cercare bene. Vogliamo riprovare? No. Si è offesa. Se facciamo i giochi, non vi ho detto, io sono una grandissima mano, quindi insomma se volete vedere un mio numero bellissimo di prestigio, no? La carica sono loro, va bene, ma è tipo la nota del 10 che diventa 5 punti. Pensavo che l'avevo fatto scoppiare. In genere mi vengono meglio giù, no?
casa. Sei bravissima. Lo so, dopo tanti anni di studio e di applicazione. Questo è dinosauro? Sì, questo è dinosauro. Questo è un dinosauro con amore. Un po' di fantasia, insomma. Io lo vedo un dinosauro con amore. Sì. No? Ragazzi, dopo che fate il corso con noi farete i dinosauri così, cioè hanno la forma di un cuore. Io ce l'ho visto un dinosauro. La forza del clown è quella di lavorare con l'immaginazione. Spesso e volentieri noi andiamo a fare servizio in ospedale senza niente. E quel niente diventa il nostro materiale di lavoro, chiamiamolo così, tra virgolette. Anche perché molte volte operiamo in reparti oncologici, adesso non noi in Via Platina, però l'associazione proprio si occupa di questo, per cui non si può portare nulla, non si può portare un palloncino, una bolla di sangue, non si può portare nulla, per cui siamo costretti ad inventare, a creare, a immaginare, a giocare con la fantasia. Quindi questo che dovrebbe essere un fiore in realtà potrebbe essere qualcosa, un cuore, o per esempio il dinosauro di prima. Perfetto. Vuoi dire qualcosa di Matteo? Sì, guarda, al di là insomma dei ringraziamenti. Al di là dei ringraziamenti verso di loro e al di là insomma della nostra collaborazione, a prescindere da essa. Credo che queste persone vadano ringraziate per il lavoro che svolgono quotidianamente e per tutta la preparazione che c'è a priori, perché come appunto discutevamo un po' di tempo fa, non è un'azione di volontariato finalizzata e è circoscritta all'azione che avviene all'interno della corsia, ma richiede proprio un lavoro precedente anche a livello di sintonia tra i volontari stessi che è veramente encomiabile. Che dire, proprio come finalità della fondazione ci siamo posti sin dall'inizio l'obiettivo di mettere in rete le varie realtà territoriali e con Antonella e poi con Roberta e gli altri membri ci siamo conosciuti anche un po' per caso per un'amicizia in comune. Detto questo, a nostro avviso siamo riusciti ad arrivare realmente a questo traguardo e ci auguriamo, soprattutto poi nelle prossime settimane in cui approfondiremo la nostra conoscenza, ci auguriamo di poter fare tante cose insieme e di capire realmente come poter trasportare e inserire questi sorrisi sia al palazzetto e da parte nostra c'è la massima disponibilità per noi stessi di venire insieme a voi in qualsiasi occasione, in qualsiasi momento. Grazie mille. Anche perché noi abbiamo la mascotte, non so se lo sapete, Ughetto. Sì, l'abbiamo vista. Che penso si potrebbe sposare con qualche vostra iniziativa, quindi magari è a disposizione anche per. A parte che io posso vestire i panni di Ughetto. Come assolutamente. No? Un ciorellino era prossimo a indossarla. Altrimenti non si fa nulla, lo dico subito. Okay. Fa un po' di caldo. Fa caldo, vero? Allora, per adesso te la cedo, verso ottobre-novembre, poi ne riparliamo. Hai scelto il periodo più sbagliato per dire tutto. Va bene, grazie dell'attenzione.